One Podcast. Un mulino ad alta velocità, puntata in collaborazione con Intred. Buongiorno e bentornati al caffettino, buon sabato 20 di gennaio 2024. Sono qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale, come faccio tutti i giorni, 7 su 7, 365 o 66 come quest'anno, puntate l'anno, per parlare di innovazione. Bene, oggi voglio farlo con un argomento pazzesco, un argomento che è alla base di tutto, perché la domanda che ci facciamo spesso è: come siamo messi con la connessione in Italia? Parliamo tanto di innovazione, quel caffettino naturalmente, e poi spesso cadiamo sulle basi, anzi ci blocchiamo fermi, immobili. Come sapete, vivo in un mulino ad acqua nella provincia di Milano, non sul cucuzzolo della montagna, ma neanche a New York. Abito in provincia come tanti italiani, come tanti di voi. Uno dei punti deboli di vivere in provincia, ve lo dico in prima persona, è la connessione. Non vi racconto neanche quanti tentativi ho fatto negli ultimi anni. E metti il satellite, e togli il satellite, e ancora prova con questo operatore, no? Forse è meglio l'altro, e così via. Insomma, tanti tentativi e connessione sempre ferma al palo, 10 mega, 50 mega, quando proprio va bene. Se vediamo i dati però, non siamo messi così male con la penetrazione della fibra, anzi. Secondo i nuovi dati di FTTH Consult Europe, un osservatorio su questo mondo, il nostro paese ha raggiunto in un anno 2 milioni, anzi poco più di 2 milioni e 100 mila unità cablate. Al primo posto chiaramente UK con 4,2, poi Francia, Turchia, e noi ci piazziamo al quinto posto con 822 mila nuove sottoscrizioni. Siamo messi bene, ma come accade spesso nelle startup italiane, bella l'idea ma pessima l'esecuzione. Il problema è farla arrivare, che funzioni e che non sia condivisa con altre abitazioni, altre aziende, come accadeva con la DSL. Sono arrivato anch'io nel 2024 per quanto riguarda la connessione, ci tenevo a raccontarvelo in un podcast. Grazie tra l'altro all'installazione in una scuola qua vicino al mulino, ho conosciuto Intred, operatore attivo in tutta la Lombardia che sta appunto connettendo tutte le scuole pubbliche della regione. Magari parleremo anche delle scuole in un'altra puntata, anche qui c'è tanto da argomentare su competitività, rete, accesso alle fonti formative e gli studi. Sapete quanto sia sensibile su questi argomenti. Dopo una prima conoscenza siamo partiti. In poco più di un mese Intred ha contattato il mio comune, ha organizzato gli scavi e ha fatto i test per poi installare il cavo della fibra, appunto FTTH, all'interno del mio studio, dove registro il caffettino. FTTH vuol dire che arriva il cavo della fibra dentro lo studio, proprio il cavo, non solo al cabine nella via, ma qui di fianco a me, senza interruzioni o cali di performance. Ci sono tantissime offerte e io navigo nel mio studio a 2 giga, finalmente direi. Ci tenevo molto a segnalarvelo perché ho vissuto così tante vicissitudini irrisolte che per una volta che va tutto come deve va raccontata. Come è andato il primo mese? Molto bene per quanto riguarda la fibra di Intred. Posso scaricare dei file molto velocemente, questo mi sembrava abbastanza scontato, ma anche la facilità di caricare video lunghi come dei video podcast, per esempio, no? Mi obbligava a bloccare la postazione del caffettino, invece ora sono tranquillo, quasi non me ne accorgo. Fibra di Intred approvata, se ti interessa www.intred.it, ci sono tutte le offerte possibili e immaginabili, flessibili per ogni tipologia di esigenza, non soltanto quella business, quella delle partite IVA, delle aziende, ma anche per i consumatori, quindi se sei in ascolto, stai cercando anche una nuova soluzione per la tua connettività, vacci a dare un occhio. Io l'ho provata, sono qui, se vuoi venire al mulino, ci beviamo un caffettino e ti facciamo lo speed, com'è che si chiama? Speed test, sì, quella roba lì. E ti faccio vedere. Oh, finalmente veloci. Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, alla velocità della luce, con la fibra veloce, con tutto veloce, ma con una cosa lenta e molto costante: il nostro pensiero critico. Puntata 1612 che va in archivio. Noi ci sentiamo domani per il super riepilogo di tutte le news della settimana e poi torniamo lunedì con una grande news, sono sicuro che ne succederanno delle belle. Grazie, buon weekend e buona giornata.